Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? 0-0 al termine del big match con il Cosenza e i tifosi sono spaccati. C'è chi vede dei progressi rispetto alle precedenti uscite dal punto di vista del gioco, soprattutto tenendo conto del fatto che si giocava contro la prima della classe che aveva perso una sola volta nelle prime 9 giornate di campionato. C'è chi, e sono tanti, che invece contestano l'ennesima prestazione in cui gli uomini di Catalano non sono riusciti a giocare con fluidità e a trovare con facilità gli ultimi 20 metri. In effetti ai punti forse, che ne dica un diplomatico Cappellacci, allenatore del Cosenza, la formazione rossoblu avrebbe meritato qualcosa in più. Certo, il Messina ha creato un paio di occasioni con Chiaria che non è stato sufficientemente cinico e pur tuttavia complessivamente il giudizio finale ci dice che il Cosenza almeno oggi è apparso superiore al Messina. Non ci sono probabilmente, anzi certamente, i 12 punti di stacco in graduatoria, ma comunque la squadra rossoblu è apparsa più compatta, con grandissima facilità e con un fraseggio a tratti apprezzabile, nonostante una prestazione non di grandissima volontà. L'11 rossoblu è riuscita ad arrivare dalle parti di Lago Marsini, che anche oggi si è rivelato tra i più positivi. E a proposito di giudizi di pagelle, in una giornata vissuta dai più tra i giallorossi, tra il 5,5 e il 6, spicca la prestazione, la domenica maiuscola, di Saro Buccolo, eccezionale in fase di interdizione, questo lo sapevamo già, ma oggi superlativo anche in fase di impostazione, sopperendo alle lacune di un Guadalupi che anche oggi non è apparso a suo agio in un ruolo che probabilmente non gli appartiene, come lui stesso al termine dei 90 minuti ha dichiarato: io non sono un interno di centrocampo, mi sacrifico perché così è corretto, così è giusto, ma è chiaro, ci ha detto nell'intervista che probabilmente sentirete, sono penalizzato da quel ruolo, attendendo Maiorano che forse, almeno così ci è sembrato di capire dagli umori dello spogliatoio, potrebbe essere l'uomo che garantisce al Messina il ritorno a un assetto, quello costruito in estate, che potrebbe rilanciare in classifica la squadra giallorossa, i cui numeri purtroppo continuano a preoccupare.